Campania ritorna in zona arancione, cosa ne pensa? Allora, in questo momento qui era fondamentale cambiare, perché qui se non moriamo per quanto riguarda il virus, moriremo di fame. Io sono di Torre del Greco, appartengo alla categoria, che la maggior parte andiamo per mare. Con le regioni chiuse, soprattutto Sardegna e tutto in russo, il nostro lavoro è praticamente è fermo. E quindi per quanto riguarda il mio compendio lavorativo, saremo a Torre del Greco fra i 6.000 e 7.000 lavoratori che rimangono a casa. Torre del Greco prima aveva tre classi sociali, una ricca, una media e una povera. La persona media, soprattutto a cui appartengo io, stiamo andando verso il basso perché non ci sono più entrate economiche. Il sociale non ci aiuta perché noi marittimi, io appartengo alla categoria catering, siamo come dei veri e propri fantasmi. Per quanto riguarda bonus, ammortizzatori sociali, non esistiamo. Quindi io voglio fare una domanda a lei e a chi ci segue. Ma allora cos'è? È diventato il gioco dei colori? Ma dietro a questi colori ci sono delle vite, qua la situazione è veramente grave. Credo che non sia cambiato nulla, perché comunque vedo persone per la strada, li vedevo anche prima. Spero per i commercianti che praticamente riescono a incassare qualcosa per loro, perché comunque stanno dei settori secondo me ingiustamente fermati. Quindi lei non nota nessuna sostanziale differenza tra zona rossa e zona arancione? Purtroppo non si è rispettato come la prima ondata. La prima ondata veramente non c'era nessuno in mezzo alla via, cioè si scendeva una volta al giorno. Cosa pensa di queste riaperture annunciate per il 26 aprile dal presidente Draghi? Insomma, molte delle attività riapriranno. Cosa ne pensa? Per me è giusto aprire, però sempre con molta attenzione. Cioè non si deve fare che si lascia praticamente tutto come se niente fosse. Bisogna sempre stare attenti, perché secondo me ci vuole ancora tempo per passare questa brutta bestia. È giusto per quei commercianti come il settore dell'abbigliamento, calzaturifici e tutti gli altri che erano costretti a stare chiusi, a meno che si riprenda un po' il discorso commerciale di vendita. Per quanto riguarda la problematica di salute, io penso che era meglio che si fosse restato ancora in zona rossa, almeno fino a fine mese, per vedere un po' l'andamento della curva dei contagi. Sono i numeri e i contagi che ci potranno dire se questa scelta di ritornare arancione è stata una scelta giusta, non azzardata o diversamente. Il Premier Draghi, quando parla delle riaperture dal 26 aprile, parla di rischio calcolato, è d'accordo? Ne parlano gli esperti di questo rischio calcolato, che è meglio stare all'aperto per quanto riguarda i ristoranti, mangiare all'aperto, che c'è un rischio inferiore. Dobbiamo solo aspettare e vedere se effettivamente è così. Campania oggi di nuovo in zona arancione, quali sono le sue considerazioni? Ah, mi sembra non cambiato niente, perché pure in zona rossa, penso che sabato c'era un traffico enorme. E come sta andando la ripresa delle scuole? In questi giorni ci sono stati ulteriori casi nelle scuole di Torre del Greco. Lei da insegnante cosa ci può raccontare di questi giorni di ripresa? Ma io sono sereno, come i miei colleghi, pure le ragazze, siamo tutti quanti. L'importante è rispettare le distanze, avere la mascherina, lavarsi bene le mani, insomma tutto il protocollo che c'è da fare. Il virus non è passato ancora, insomma bisogna agire con cautela, se no torniamo di nuovo indietro e non esiste.